Mi spiace che quando devono vedere contro di noi vedono bene, quando devono vedere a favore vedono male, ecco. Però l'arbitro di porta, che ha visto benissimo l'altra, doveva stare un po' più attento, perché è un rigore netto questo. Quando si perde o non si vince, ci si lamenta sempre. Andiamo a concludere con Domenico e Mauro. Io vi ringrazio per la vostra partecipazione. Chi saranno le altre squadre, oltre alla Juventus, Lazio e Roma, che possono seriamente ambire un posto in Europa? Io vedo molto bene il Napoli, sta ritornando con il gioco che aveva iniziato all'inizio del campionato. Adesso con Insigne che è tornato, Caleon che sembra si sia rimesso, è in forma, vedo il Napoli molto, molto bene. Secondo me la Roma deve stare attenta. Perché un altro paio di passi falsi che potrebbe fare il Napoli, secondo me, sarà lì dietro, e non si lascerà scappare l'opportunità se ci sarà. La Roma ho la sensazione che sia la squadra tra le grandi che gioca peggio in questo momento. Domenico, Assolutamente. la tua opinione? Penso che dalla seconda, forse la Lazio in questo momento è quella un po' più Meglio degli altri, sì. meglio delle altre. Diciamo che dalla Roma alla Fiorentina è ancora tutto abbastanza aperto. A parte il passo falso della Fiorentina oggi, però comunque penso che si può ancora sperare in difficile la Champions, ma sicuramente in Europa League ce la può ancora fare. Mauro Mattei, Domenico Mancini, vi ringrazio, siete stati squisitissimi. Andiamo in pubblicità, siamo un po' in ritardo e poi parliamo del Toronto FC. Grazie a Arrivederci, a voi, fra grazie a voi, poco. buonasera. Grazie, grazie. Number 7 Honda e Joe Zanchin, titolare dell'Automotive Group, il supermercato dell'automobile, vi invitano a visitare il loro ampissimo showroom con ben 7 concessionari sotto un unico tetto. Acquistate la vostra nuova Honda da scegliere fra i tanti modelli a disposizione. Joe Zanchin e Number 7 Honda hanno appena festeggiato i 40 anni di attività ed offrono da sempre prezzi eccezionali alla propria clientela. Fate gol anche voi! Visitate Number 7 Honda alla 5585 autostrada numero 7 a Bonn. Bernardo Funeral Home, con due sedi a Dufferin e Albion Road, da oltre 46 anni al servizio della comunità italiana. Integrità, rispetto, compassione nei momenti difficili e di dolore. Il manager Domenico Ferro ed uno staff altrettanto specializzato per servirvi con la massima attenzione, discrezione e professionalità. Ogni necessità, compresa la spedizione salma in Italia, per onorare la memoria dei nostri cari come meglio non si potrebbe. Situata a Dufferin, poco a sud di Lawrence, 416-789-7661. Adriano La Viola presenta Embassy Grant, una delle sale banchetti più grandi della GTA ed anche chiamata la casa del calcio, per l'organizzazione di eventi sportivi e calcistici. Fate un gol in rovesciata, andate da Embassy Grant all'8800 di Gore Road a Brampton e vincerete di sicuro. Per clean up, pulizie generali giardini e rimozione della neve, un solo nome è quello giusto. Davide Flammia, Landscaping e Snow Remover. Per privati, piccole e grandi aziende, chiamate Davide al 647-833-4506. Rieccoci in trasmissione, tempo di Toronto FC di MSL. Patrizio, brutta sì, notizia, è arrivata no? quell'altra sconfitta È a un'altra. Dallas per 3-2. Praticamente la partita era terminata dopo 30 minuti con doppietta di Castillo, rete di Perez, poi l'ha rianimata Giovinco. Tra l'altro è stata sospesa anche per un fulmine, ripresa dopo tempo biblico. E c'è stato Giovinco che ha segnato questa doppietta all'83esimo con una finezza tecnica, un cucchiaio d'autore e poi con una punizione maradoniana dalla lunetta. Allora, ferma lì, sentiamo questi 5 gol di Dallas a Toronto. It's a blistering start for FC Dallas. Here they come again, Blas Perez, the Panamanian. 3 goals already in behind again. Might be Castillo looking to bend one. Castillo scored again. He's only scored again inside the first 10 minutes. And it's gone from bad to worse for Toronto FC. Needs to be careful, Per Kriis. They've let it go again. This could be the third goal. Oh, it is the third goal. It's Blas Perez.
Panamanian cashes in with his fourth goal of the season. The defending, frankly, just wasn't good enough. And you don't give that much time and space to Blas Perez. FC Dallas lead 3-0. And into the direction of Jovinko, who keeps it in well. Jovinko, that's very clever, very pretty goal by Sebastian Jovinko in the 83rd minute. And Toronto FC, it may be too late in the piece, but perhaps just a glimmer of hope. Sublime skill from Jovinko, and that'll have to wait. Here comes Jovinko again, goes down under the challenge of Watson. It's right on the edge of the penalty area, but another free kick upcoming for Toronto FC. He's taken it, he scored! Oh my word! In the 89th minute, Jovinko shows his class once again, up and down. Seitz doesn't believe what's happening. And unbelievably, Toronto FC are back in this game. Fantastic free kick from Seba Jovinko. E Jovinko forse si sta già pentendo di essere qui a Toronto. Roberto Iarussi in linea. Roberto, tu stai... Ciao, buonasera e grazie. Tu, come noi tutti, stai soffrendo molto per questi continui rovesci, per questo non calcio che la squadra di Vanni sta mettendo in mostra, per questa gestione anche di una società come Toronto che dovrebbe essere blasonata a livello dilettantistico. Dico bene? Ma sicuramente, Paolo, non so dove cominciare, perché questa è una squadra per il novesimo anno in completo disastro. Qui abbiamo un americano che è presidente, un americano che è il manager, general manager, un americano che è l'allenatore, quattro assistant allenatori e un altro 14 americani giocatori. Allora, perché non andate a Rochester? Lasciateci perdere un po'. Ma veramente, che parte della città di Toronto rappresentano questa squadra qui? Io voglio sapere. Guarda, è assurdo. Io ho lasciato i miei quattro biglietti finalmente, Paolo, perché non ne posso più. Perché è un disastro, non è squadra. Dall'inizio alla fine, con tutto rispetto al talento di Jovinko, tu pensi che hanno speso 19,5 milioni di dollari sul salario su tre giocatori che non facevano titolari delle loro squadre? Questo è vero. Ma è assurdo. Questo è vero. So cos'altro dire. Anche perché credo che noi siamo l'unica voce che si dissocia dagli altri, che sì, si lamentano del rendimento della squadra, però nessuno ha il coraggio di dire quello che pensa. Ma io penso che tutti hanno paura del potere di questa multinazionale, che devi anche riconoscere che sono stato bravi a mettere cranio nelle sedie lì. Però alla fine, se andate a vedere questa partita, veramente non so se avete tanto intelligenza. Come vedi il futuro, Roberto? Ma no, non lo so, il futuro come può essere? Questo non fanno playoff, non è una buona squadra, non hanno difesa, non ha nessuno l'idea. Forse questo polacco che giocava in Spagna ha qualche talento, però i terzini non esistono, il portiere è terribile, non hanno velocità sulle ali. Da ridere. Ma veramente, guarda, avanti c'è quest'altro toro che è un sacco di patate, che non si muove. Io non so come fanno a scegliere questi giocatori. Vanni salterà l'allenatore? Ma sicuramente, più presto possibile. Ma non lui, è il general manager che deve andare via, perché lui ha messo questa squadra insieme. Volevo dire, signor Iarussi, comunque sì. Jovinko ha fatto la sua parte, 5 presenze, 436 minuti, 3 reti e 2 assist, quindi insomma la sua parte più sì, vabbè, ma lui l'ha ha fatta, però voglio dire quando non c'era più partita, sì, scusa. Su questo sono d'accordo. Volevo parlare della fase difensiva, lei ne stava parlando, in effetti questa squadra ha preso 11 reti e se andiamo a guardare tutta la MLS solo il Philadelphia ha fatto peggio. Ieri ho visto davvero grossi sconquassi a sinistra, dove Castillo entrava come e quando voleva, ha messo a fiorre fuoco praticamente la difesa. E poi vedo questa confusione tattica da parte di Vanni, perché passa da un modulo all'altro. Secondo me non ha le idee non chiare. Ha le idee chiare. Ecco che cosa no, le chiedo. Non ha l'idea chiara, ma quale giocatore poteva essere la soluzione lì? Non è che hanno una grande scelta da mettere qualcuno che poteva risolvere il problema. Chi è che gioca a terzino destro lì? Se lei guarda anche l'errore che c'è stato tra Perkins e Morrow, praticamente si sono scontrati tra di loro e hanno aperto le porte a Perz. Quello è un errore abbastanza grave anche di copertura degli spazi in difesa.
Scusa, ma tu puoi andare in qualsiasi partita a trovare due o tre errori. Ogni partita ci stanno due o tre errori. Non è la prima volta. Cioè, per l'ultimo 9 anni ci sono ogni due partite ci sono tre errori. Insomma, il sunto è questo: la colpa è della dirigenza che ha speso quasi 20 milioni di dollari e non è riuscita a creare una squadra competitiva. Ma pensa a questo fatto, che in 9 anni non hanno mai avuto un allenatore che aveva l'esperienza a fare allenatore. E sono stato tutti la prima volta che facevano allenatori. Tu guarda, dal Johnson, Nelson, Mariner. Sì, sì. Guarda, non c'è uno che ha fatto esperienza prima che venire a Toronto. Come? Che noi siamo la terra dove devono cominciare la loro carriera. Ma scherziamo. Roberto, su questa triste nota ti devo lasciare perché sono già in ritardo. Grazie e spero ciao di... Tutti, ciao. Ciao, grazie. Ciao. Comunque sei stato splendido nella tua analisi e nella tua disanima, perché ogni tanto bisogna anche dire la verità. Roberto Iarrucci, grazie. Pubblicità. Grazie a voi, ciao. Soccer City, a fra poco. Fabrizia Dance Club, dove si balla dal giovedì alla domenica, c'è il live entertainment, il giovedì c'è il DJ, il venerdì torna con noi il noto cantante Antonio Silvini, qui ballo e cena per soli $10, mentre il sabato c'è Mimmo live, $20 ballo e cena. Chiamatevi, do il numero di Fabrizia, 905-265-0192, per un sano divertimento. Fabrizia è situata al 3850 di Stills, all'angolo nord-est con Weston Road. Sei alla ricerca di una nuova carriera? Vuoi lavorare con le tue mani ed essere pagato per imparare? Contattate la International Union di Imbianchini e Commercianti Associati, District Council 46. Iniziate a imparare ad imbiancare e fare i drywall e gli installatori di finestre o altri mestieri specializzati. Guadagni eccellenti, comprensivi di bonus e pensione. Contattateli alla 416-630-9604 o visitate il sito upat.on.ca. Una nota di servizio che riguarda la nostra comunità, me la conferma Mike Gallicchio: tornano in vita i Northwest Azzurri, la squadra di calcio Northwest Azzurri Soccer Club. Cercano ragazzi e ragazze dai 4 ai 12 anni per la loro House League, ma avranno anche squadre a livello competitivo. Quindi salutiamo Mike Gallicchio e Cesare Comito, che sono gli artefici della rinascita dei Northwest Azzurri. Giocano a North York. Vi do il numero di Mike: 416 990 3545, ripeto 416 990 3545. Le registrazioni, se volete portare i vostri bambini, ogni giovedì sera alla Boylan High School, che è situata su Falstaff, dalle 6 alle 8. Auguri ai Northwest Azzurri, ne parleremo ancora. Parliamo con Tony Pavia, che è stato festeggiato dalla nostra comunità, il fotografo per antonomasia della collettività, ha presentato il suo secondo volume, che ha 2 volumi. Com'è andata la serata, Tony? È andato molto bene, e ringrazio a tutti i partecipanti, e continuerà la raccolta fondi per stampare altri libri. Ecco, quante fotografie ci vuoi regalare, Antonio? Quanto ce n'hai? Migliaia e migliaia? Beh, ho fatto 3.500.000 scatti. Unbelievable, unbelievable. Quindi, yeah. Sei quasi come Pelé. Quanti gol aveva fatto Pelé? Più di 1.000. Più di 1.000. Non lo so. Comunque, giusto per dire qualcosa, sì, sopra il Toronto FC. Sì, prego. La società è molto grande, diciamo, per gli spettatori, ma non per i giocatori. Ecco, è vero, hai ragione. Antonio, devo scappare perché devo dare gli ultimi minuti della nostra trasmissione alla Formula 1 e alla nostra Ferrari. Grazie per il minuto che mi hai dato. Formula 1. This segment is brought to you by Ferrari Club of Toronto. Only one color, one passion. One color, one passion. Parliamo del nostro Ferrari Club e della nostra Ferrari. Ospite d'eccezione direttamente dall'Italia, il dottor Piero Savazzi. Buonasera e benvenuto in trasmissione. Buonasera a lei e buonasera a tutti i radioascoltatori dall'Italia. Le facciamo fare le ore impossibili, quasi mezzanotte in Italia. Ma la passione non ha limiti, eh?
È sempre un piacere parlare di Formula 1, specialmente con gli amici di Toronto, che in questi ultimi due anni hanno dimostrato davvero una grande passione e un grande attaccamento ai colori della Ferrari. Fatemi dare la buonasera anche al presidente del nostro club, l'amico Antonio Folino. Buonasera Antonio. Buonasera Paolo e buonasera anche al dottor Piero Savazzi. Buonasera dottore. Savazzi, buonasera a te Antonio, buonasera. Il Gran Premio del Bahrain avrebbe potuto regalarci qualcosa, anche se è stato entusiasmante, soprattutto la rimonta di Raikkonen, no? Direi che è stato uno dei Gran Premi, diciamo, più importanti di questa stagione, perché ha dimostrato una volta per tutte la capacità della Ferrari di aver recuperato rispetto all'anno scorso sulla Mercedes in modo anche evidente, non solo sul motore ma anche sulla parte aerodinamica, sulla velocità, e quindi i due piloti, anche se Sebastian Vettel ha fatto qualche errore di troppo, però tutti e due hanno dimostrato pienamente di dare del gran filo da torcere alle Mercedes. Siamo e saremo competitivi fino alla fine secondo lei? Ci sono tutte le basi, tutti i presupposti per far sì che questo campionato ci regali davvero tante soddisfazioni. Sì, credo proprio di sì. Le faccio una domanda prima di passare all'amico Tony. Mi interessa molto, noi viviamo a 6.000 km di distanza, la realtà italiana, viviamo qui a Toronto a capo della Ferrari, adesso c'è un figlio della nostra immigrazione, Sergio Marchionne. Quanto ha influito sui risultati positivi, secondo lei? Direi che la grande forza e la grande professionalità di Sergio Marchionne hanno dato un impulso non indifferente a un cambiamento evidente nell'ambito dell'azienda, della Ferrari e specialmente della gestione sportiva. Con il lavoro che sta facendo sta dimostrando veramente grande attaccamento e soprattutto grande passione in tutto quello che fa. Quanto è importante per un club blasonato come la Ferrari avere tifosi in tutto il mondo, club come quello di Toronto, per esempio, che in termini numerici sono piuttosto corposi? Quanto sono importanti? Sono importanti perché rappresentano quella spinta in più per il team a fare sempre meglio. È una dimostrazione di grande forza, di passione, che non ha eguali in tutto il mondo. Siamo unici come club e questo il team e specialmente i piloti lo sentono veramente. Siamo quel qualcosa in più che fa in modo che la squadra lavori sempre meglio. E Toronto è importante? Importantissimo, soprattutto il lavoro di Antonio Folino, che conosco personalmente e che ogni volta che lo incontro a Maranello è sempre un grandissimo piacere. E la comunità che è unita intorno ai colori della Ferrari a Toronto ha dato l'anno scorso, e spero che confermerà quest'anno, una grande dimostrazione di attaccamento ai colori dell'azienda. Tempo tiranno, dottor Savazzi la ringrazio. Tony Folino, so che il vostro club, sempre attivissimo, sta preparando qualcosa di importante che vuoi comunicarci. Ah, volevo solamente ricordare a tutti coloro che vanno a Montreal per il Gran Premio del Canada che stiamo organizzando un gruppo per poter andare tutti assieme. Se qualcuno è interessato può sempre chiamarmi, Paolo, come sai. E allora diamo il numero di telefono, lo do io, 416-677-3842. Non so come ringraziarvi, spero di avervi ospiti prossimamente, magari per festeggiare una vittoria o di Vettel o di Raikkonen. Grazie Paolo. Per me è sempre a grande disposizione per gli amici di Toronto, quando mai. Grazie dottor Savazzi, grazie all'amico Folino, ci risentiamo. Questo segmento è portato dal Ferrari Club. Eravate tantissimi domenica mattina a seguire il Gran Premio, Tony? Sì, eravamo tanti al nostro clubhouse, che tutti sventolavano le bandiere. È stata veramente un'emozione enorme. Incredibile. Vedere la corsa domenica scorsa. Allora forza Ferrari sempre, grazie, buonasera e buonanotte. E grazie dottor Savazzi. Active Green Ross per i migliori pneumatici invernali e non solo, di Ralph Chiodo. Oltre 70 centri in Ontario al vostro servizio. Peel Chrysler. Where nobody beats a deal from Peel, al 212 Lakeshore West, il concessionario che offre i migliori modelli della Fiat 500 al miglior prezzo.
L'Ontario Provincial District Council di Liuna, il sindacato Laborers International Union of North America, la più dinamica, aggressiva e progressiva unione sindacale del Nord America.